Buongiorno, buonasera, anzi. Era da un po' che non ci vedevamo, eh. Ok, allora, mi dica tutto. Ok, sento che la voce un pochino manca, quindi mal di gola. Poi tosse. Secco o grassa? Vabbè, ci penso io. Magari se le viene da tossire, ecco, riuscirò anche a capire, però dovrei capire lo stesso. E febbre? No. Ok, magari la misuriamo anche qui, va bene. Le orecchie? Vabbè, dopo le controlliamo. Facciamo anche un controllo un po' generale. Ok. Se lei ha la febbre, appunto, se l'è già provata, però la provo anch'io per tranquillizzarla. Allora, va bene, quindi abbiamo detto gola, no, gli occhi, tosse, ma niente starnuti. E ha pure anche che sia qualcosa magari trachite, bronchite. Vabbè, adesso guardiamo. Intanto mi metto un attimo i guanti. Come prima cosa andiamo a misurare la febbre, poi le guarderò la gola e poi le sentirò i polmoni, va bene? Per il resto tutto bene? Bene, a casa. Ah, ma che bello. Il termometro qui. Questo è un termometro digitale, è molto buono e ci vogliono veramente pochissimi, pochissimi secondi. Quindi lo devo mettere semplicemente nell'orecchio. Ok, eccoci qua. E aspettiamo veramente pochi secondi. Sì. Sono veramente contenta. Per te sì, non me l'aspettavo. Ok, fatto. 36,5. No, tutto normale. Molto bene. Adesso guardiamo un attimo questa gola qui. Ok. Da quanto ti fa male? Quindi non tantissimo. Va bene. Allora, guarda, per oggi ho una torcia speciale, perché la mia si è scaricata e hanno delle pile, quindi ho trovato questa in casa. Però è carina, no? Ok, adesso apri la bocca, tira fuori bene la lingua, ok? E di e mi avvicino. Ok, ancora un po'. Io qui onestamente vedo un po' di irritazione, giustamente, però nulla di che. Non vedo placche né niente. Fammi vedere qui, ma direi proprio di no. No, no, guarda, siamo decisamente a posto. L'ultima controllata, perché voglio essere sicura, però poi tanto andiamo a sentire anche i polmoni, i bronchi. Ok, va bene. Posso dare, già che ci sono, una controllatina alle orecchie, perché già che ci siamo.
che sta in tasca. È tanto comodo. Cioè che ci sono, guarda un attimo. Non hai neanche degli occhi arrossati, niente. Perfetto. Ok. Massima quella per il freddo. Misurare anche la pressione, così giusto per, visto già che sei qui e non vieni spesso. Ok, quindi la misura la pressione a casa di solito. Sono nella norma, quindi tutto a posto. Ok, adesso andiamo con i polmoni. Molto bene, adesso prima io ti chiedo di respirare forte, proprio così, ok? Ogni volta che io appoggio adesso facciamo uguale, solo che ogni volta che appoggio lo stetoscopio tu devi fare un colpo di tosse forte, ok? No, non ti risulterà difficile probabilmente. Ok, ancora. Bene. Di nuovo. Ok. Non aver paura, ok? Lo so, ti fa un po' male la gola. Va bene. Ancora uno. Ancora uno. Ok. Ok. Va bene. Benissimo. Ancora pochi. Tu continua a tossire.
Sono molto tranquilla, secondo me è semplicemente il freddo, magari mettiti una sciarpa in più. Se vuoi puoi prendere un po' di latte e miele, oppure della propoli, delle caramelline, ecco. Quindi la tua tosse, te lo dico io, è secca. Infatti non so, no, non c'è nessun muco, niente. Non ho sentito proprio niente. E quindi se proprio la tosse comincia a darti molto molto fastidio, vai in farmacia e chiedi uno sciroppo per la tosse secca. No, non c'è bisogno di ricetta e neanche per la propoli. Se proprio il mal di gola non lo sopporti, puoi prendere un Niflam una o due volte al giorno. Sì, è un antinfiammatorio, però insomma se riesci a fare con il latte e miele, con la propoli, è meglio, ok? Perché ci andiamo piano, se ti passa con quello bene. Va bene? Ok. Io direi che se non hai altro. Ma figurati. No, guarda, ci sta adesso per questo virus, veramente sto lavorando 10.000 ore al giorno perché ho tantissimi appuntamenti, appunto, perché poi i sintomi sono molto simili ai sintomi tipici di tutte le malattie invernali, quindi è un po' un casino, esatto, per quando uno ha la febbre, figurati. No, però davvero no, c'è molto allarmismo. Io starei tranquilla, ok? Bene, a posto. Allora io ti saluto e spero di rivederti magari fuori dall'ufficio, fuori dallo studio, non qui. Prossimo.